Giuseppe Pizzino, promotore del progetto Sicilia. Oggi siamo a Palermo davanti al Palazzo del Parlamento Siciliano e facciamo il punto della situazione. A che punti siete arrivati? Beh, come diceva lei, siamo qui proprio presso la sede di Palazzo dei Normanni, che è la sede del Parlamento, ricordiamo, più antico al mondo. E siamo qui come ultimo atto, ultimo giorno di un presidio che dura ormai da circa 6 mesi, nella speranza di riuscire a sensibilizzare i nostri deputati regionali affinché prendano in esame e poi votino, sperando anche favorevolmente, il disegno di legge 730 del 27 marzo di quest'anno, che è oggetto di un'iniziativa popolare. E ricordiamo di cosa si tratta. Bene, quello che è importante ricordare di questa nostra proposta che abbiamo omaggiato al Parlamento siciliano sono gli obiettivi. Gli obiettivi in primis realizzare la piena occupazione. Attraverso questo disegno di legge riusciamo a dimostrare dal punto di vista tecnico-scientifico che è possibile realizzare subito 250.000 posti di lavoro stabili, quindi fine del precariato, e poter mettere praticamente, far incontrare i lavoratori disoccupati, la forza lavoro che è disponibile, con il lavoro che c'è, ce n'è tanto che bisogna fare, anche per recuperare quello che è il deficit infrastrutturale tra la Sicilia e il resto d'Italia. E questo si attuerebbe con una moneta complementare, esatto? Noi abbiamo chiamato il nostro disegno di legge per la moneta siciliana a grano. Noi siamo certi che attraverso l'immissione di liquidità, perché bisogna dirlo, in questo momento quello che manca in Sicilia è la liquidità. E poiché non è possibile immettere liquidità in modo convenzionale, bisogna immettere della liquidità in modo non convenzionale. In modo non convenzionale si può fare attraverso l'adozione, la garanzia e l'introduzione di un sistema monetario complementare al sistema delle banche centrali europee. Nel vostro progetto appunto voi mirate ad avere la massima occupazione. Quali sono gli strumenti per ottenere ciò? Allora, io volevo fare un piccolo excursus, sarò brevissimo. Noi abbiamo avuto la capacità, ma soprattutto il coraggio di attuare determinati articoli dello Statuto Speciale. Partiamo dall'articolo 12. L'articolo 12 ci ha dato la facoltà di presentare per la prima volta in 68 anni di Statuto Speciale il primo disegno di legge di iniziativa popolare. In pratica l'articolo 12 recita che con la raccolta di 10.000 firme il popolo ha la facoltà di presentare un disegno di legge di iniziativa popolare, cioè sostituirsi a un deputato, e l'abbiamo fatto e l'abbiamo verbalizzato il 27 marzo del 2014. Cos'è il progetto Sicilia in sintesi? Abbiamo utilizzato 3 articoli fondamentali dello Statuto, il 36, il 40 e il 41. Il pilastro è l'articolo 41. Cosa recita l'articolo 41? Il governo della regione ha facoltà di emettere prestiti interni, cioè può emettere obbligazioni, possiamo autofinanziarci. Possiamo autofinanziarci vuol dire possiamo ricostruire tramite obbligazioni la nostra madreterra. L'articolo 40, la sovranità monetaria. Abbiamo l'articolo 36 che è il garante della moneta complementare. Cosa vuol dire? L'articolo 36 vuol dire sovranità tributaria. Con la moneta complementare possiamo pagare i tributi. Dunque, in poche parole, Giuseppe Pizzino, che voglio ricordare, ha creato un puzzle. Progetto Sicilia è un puzzle, sono delle statistiche nazionali e regionali di cui Giuseppe ha avuto l'intelligenza di metterli insieme, e ancora oggi non c'è un documento ufficiale che smentisca Progetto Sicilia. Massima occupazione e reddito di cittadinanza per tutte le famiglie e stato di povertà assoluta. Voi siete qui in presidio da un paio di mesi, diceva Giuseppe Pizzino, ma avete trovato sensibilità nei deputati siciliani oppure?
No, purtroppo non abbiamo trovato sensibilità nella politica, ma già era una cosa molto scontata perché purtroppo ormai viviamo in una situazione economica sociale disastrosa dovuta proprio a una politica assente e sorda. Dunque presentare un disegno di legge dove cercare di creare la massima occupazione e dare il reddito di cittadinanza a tutte le famiglie è stato di porta assoluta e andare controcorrente a una politica che oggi sta affamando la popolazione. Un economista naturalmente ci può dire qualcosa in più sui, diciamo, pilastri scientifici di questo progetto? Sì, diciamo che io nel corso dei miei studi monetari sono venuto a conoscenza appunto del progetto Sicilia e ovviamente poi ho conosciuto appunto l'ideatore della moneta grano e da lì ovviamente non ho potuto che sostenere il progetto. E noi stiamo vivendo una situazione, come anche le televisioni discutono, di deflazione e di scarsità e rarefazione monetaria. E in questo periodo di rarefazione monetaria, che già si è presentato nel corso della storia, per esempio dopo il crollo della borsa di Wall Street nel 1929, si è creata pure una stessa situazione e subito dopo sono diffuse le monete complementari che avevano proprio andavano ad alimentare e a ridare ossigeno ad quell'economia che era appunto scarsa di moneta, perché appunto la moneta non è che l'ossigeno dell'economia. E noi appunto con la moneta complementare grano vorremmo appunto rialimentare quell'economia che adesso è in stallo ferma perché appunto non c'è liquidità in circolo. E ci sono delle esperienze che si sono già diffuse e presentate, appunto la WIR, c'è l'Equal, c'è il Vara, il Berliner, la moneta locale dell'Equaspromonte, ci sono state tante realtà di monete complementari che si sono diffuse anche in paesi avanzati dove teoricamente l'economia era ben diversa da quella siciliana e dunque non vediamo noi le ragioni per cui adesso ci troviamo a dover lottare per qualcosa che teoricamente dovrebbe convenire un po' a tutti, dai cittadini siciliani ad i deputati stessi che dovevano e dovrebbero approvare questo progetto. Un progetto che appunto vuole ridare ossigeno alle imprese siciliane tramite l'introduzione di una moneta complementare. È tutto legale e fattibile, una moneta che sarebbe accreditata ai cittadini, che ridarebbe possibilità di spendere, di poter consumare, di poter investire ad ogni persona che si ritrova ad essere nel territorio siciliano, perché la moneta complementare grano sarebbe una moneta spendibile soltanto all'interno del territorio siciliano. Dunque andrebbe ad alimentare e riattivare quelle imprese che si sono chiuse per forza di appunto per la globalizzazione, per vari fattori e dunque è tutto quello che un economista teoricamente dovrebbe invitare a fare. Infatti non siamo, non sono l'unico a discuterlo, Pizzino appunto non è un folle, diciamo che siamo una nicchia perché purtroppo non siamo tantissimi a lottare per questo, però ci sono professori anche di università come la Cattolica di Milano, come per esempio un Luca Fantacci, un Amato e tanti altri che discutono di questo e che già hanno messo in pratica la moneta complementare. Ovviamente l'euro è scarso, noi stiamo subendo anche per un discorso di bilancia di pagamenti negativa un'emorragia monetaria e senza la moneta il corpo muore perché appunto la moneta è ossigeno e sangue per un corpo, quindi si va a creare una forma di anemia. Noi a questa anemia rispondiamo con una trasfusione di sangue, cioè immettiamo liquidità che diversamente dalla moneta corrente sarebbe accreditata senza appunto avere degli interessi dietro, una moneta di nostra proprietà, quindi diversamente dall'euro che appartiene al sistema dell'eurosistema, appunto alle banche centrali che fanno parte della Banca Centrale Europea, sarebbe appunto di proprietà della regione siciliana accreditata per i cittadini siciliani. Quindi ovviamente non possiamo che lottare per questo.